adesso do il benvenuto al nostro ospite. Iniziamo anche a fare un'analisi di alcuni titoli. Lo facciamo con Salvatore Gaziano, Soldi Expert. Ben ritrovato, Gaziano. Buongiorno a voi. E allora, io partirei subito da un titolo che parliamo di settore bancario che sta facendo discutere parecchio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ed è Carige, dove c'è moltissima volatilità ormai da oltre 10 giorni, dove c'è molta anche speculazione sul titolo. Ieri ancora una giornata negativa, ha perso circa 3 punti percentuali. Sì, su Banca Carige, che tra l'altro ricordiamo che oggi per i detentori delle azioni è l'ultimo giorno per comunicare alla propria banca se si vogliono esercitare i diritti o sottoscrivere l'aumento, o altrimenti se non si vendono i diritti sul mercato di fatto o non si aderisce di fatto verranno ceduti al miglior prezzo a partire da domani. Ieri abbiamo visto di nuovo il titolo scendere e settimana scorsa l'intervento fatto sempre a Cassa Affari era stato abbastanza facile profeta nel prevedere che il titolo avrebbe di fatto avuto un forte ribasso ancora quando valeva 0,10-0,15, sarebbe avvicinato al prezzo di esercizio delle nuove azioni, quindi un centesimo. Ieri siamo arrivati a 0,0103, ormai sappiamo che sono state emesse 50 miliardi di azioni in questo aumento di capitale europea da Zimbabwe, in cui di fatto hanno costretto i vecchi azionisti a dover decidere con una sorta di patto faustiano o aderite o altrimenti perdete tutto. E diciamo, su questa società, nonostante l'ottimismo comprensibile da parte dell'amministratore delegato fiorentino, che nella conferenza stampa aveva detto che anzi prevedeva su questo aumento di capitale addirittura la possibilità che ci fosse overbooking dell'aumento, in realtà quello che stiamo vedendo è da una parte la cessione da parte di moltissimi vecchi azionisti dei diritti che quindi stanno tendendo a scendere al valore minimo e dall'altra parte anche alcune banche, alcuni hedge fund, come ti ricordavo nella prima parte della trasmissione, che si sono messe al ribasso. Diciamo che la giornata di oggi comunque sarà molto importante perché è convocato un consiglio di amministrazione dove occorrerà prestare attenzione a quello che si dirà sulla cessione della parte del credito al consumo, ovvero di Di Creditis, dove Creditis. ci sono tre offerte, di cui una sembra addirittura d'arrivo ed è un tassello molto importante per E questa tra l'altro si banca dovrebbe perché chiudere entro il 6 dicembre la cessione. sì, è molto importante perché proprio dalla cessione di questa banca dovrebbe poi arrivare la garanzia su un ulteriore, diciamo, tranche di questo aumento di capitale un poco tribolato, come direbbe il briatore, il tribola. E quindi da questo punto di vista sarà molto significativo quello che verrà fuori in questi giorni e anche sul futuro di questa banca, che è difficile prevedere, nonostante, come spesso viene fatto durante questi aumenti di capitali, vengono presentati piani industriali molto molto ottimisti. Nel caso di Banca Carige si parla di un utile, credo, tra i 150 e i 200 milioni di euro nel 2020, raccolta che torna a 19 miliardi di euro, insomma si inverte quasi l'orologio del tempo. Io credo che invece, speriamo sicuramente tutti che questo aumento si concluda positivamente, non ci siano brutte sorprese. Dall'altra parte, credo che il destino di questa banca sia quella molto probabilmente di finire poi parte della rete ceduta, perché io credo che sia molto difficile per molte banche territoriali riuscire a competere in un mercato che non è quello che viene descritto nei piani industriali, ma è un mercato molto cambiato e dove banche come queste hanno veramente una grande difficoltà a avere un proprio modello. Mi auguro che Fiorentino, l'ennesimo amministratore delegato di Banca Carige, abbia la possibilità di tirare fuori qualche coniglio alla Ligure dal cilindro, come visto che parliamo della banca più importante in Liguria con oltre 200 sportelli, ma il mercato non è più sicuramente di quello di qualche anno fa, il mercato lo sta dicendo tutto a vedere i prezzi, visto che settimana prossima parlavamo di un titolo che valeva 0,10-0,15, oggi se sommiamo diritto più azione parliamo di un titolo che vale 0,02 003, quindi ha perso il 70% ancora nell'ultima settimana di fatto, anche se qualcuno dirà che questo è solo un fatto tecnico. Ecco, Gaziano, un altro titolo che seguiremo molto da vicino oggi, c'è attesa per l'apertura delle 9, è Fiat Chrysler, perché qui ci sono, insomma, diverse notizie. Da un lato la notizia dello scorporo di Magneti Marelli e poi il nuovo campanello d'allarme che arriva dal
dalla Francia, questa volta sempre sul Dieselgate, che sono delle notizie che tornano ogni 4-5 mesi praticamente a destabilizzare un pochino il mondo Fiat. Sì, c'è da dire che ormai siamo abituati a queste notizie, visto che comunque bene ricordava che ogni 3-4 mesi, quasi ciclicamente, come se fosse un disco che rigira e ritorna alla traccia dove c'è stato un graffio che si ritorna a sentire. Questa delle sanzioni è una never ending story, perché ogni tanto arriva dalla Francia, ogni tanto arriva dalla Germania, ogni tanto arriva dagli Stati Uniti. Di fatto il titolo comunque ha mostrato in questi mesi una grandissima forza, bilanciando notizie negative come questa spada di Damocle che pesa su moltissime case automobilistiche, come quelle delle sanzioni per quello che riguarda i motori diesel, e dall'altra parte nuove notizie potenzialmente positive come quella uscita nell'ultimo fine settimana, dove la possibile quotazione e lo scorporo di Magneti Marelli da parte del gruppo Fiat Chrysler potrebbe essere qualcosa di reale nel 2018, e questo potrebbe anche aiutare i piani di Marchionne di realizzare l'obiettivo di essere debt free, come si vuol dire quasi dal punto di vista delle emissioni ambientali, in questo caso del debito, perché si parla di una valutazione intorno ai 4-5 miliardi di euro, e quindi questa sarebbe, diciamo, una notizia sicuramente che metterebbe propellente al rialzo sul titolo. Su questa polemica è difficile capire, sicuramente fa molto a effetto l'entità massima della multa, che addirittura potrebbe arrivare al 10% del fatturato globale secondo la normativa francese, quindi parliamo di un fatturato, di una multa potenziale addirittura di 9 miliardi di euro, però è anche difficile pensare che multe così, al di là che facciano i titoli, possono essere combinate sia a Fiat Chrysler che altre case, anche perché di fatto in questo scandalo mondiale, diciamo che mentre Volkswagen sono apparsi abbastanza chiari anche da parte con le ammissioni della casa automobilistica tedesca di queste cose, nel caso anche di Fiat Chrysler non è solo imputata la casa, diciamo, torinese, ma anche la stessa gruppo Peugeot e anche altri gruppi. Quindi se dovessero utilizzare un'arma così potente dovrebbero, per par condicio, anche essere molto pesanti, anche se le accuse nei confronti dei vertici Fiat sono abbastanza gravi, come quella di aver occultato delle prove, ma sappiamo che su queste discussioni spesso le accuse sono molto molto alte, per cercare poi di arrivare a una transazione. Va bene, la ringrazio. Salvatore Agazziano, Soldi Expert, grazie per essere stato con noi, ci ritroveremo nei prossimi giorni. Grazie a voi, buongiorno.